progetto per la residenza che doveva riguardare la comunità e il territorio, la prima cosa che ho fatto è stato interrogarmi su quale fosse la mia comunità personale e quale fosse il territorio all'interno del quale la mia comunità opera. E quindi la trasposizione che è stata fatta fin da subito è stato il fatto che la mia comunità fosse la mia famiglia, quindi l'ambiente all'interno del quale io vivo ogni giorno, e per questo motivo ho deciso di coinvolgerli nella realizzazione del progetto. E quindi abbiamo lavorato praticamente assieme in questi giorni. E poi il contesto familiare, quello della casa, e quindi mi piaceva l'idea di realizzare delle opere o un progetto che potesse entrare nella casa degli abitanti di Tricase. E in questo senso ho pensato di realizzare un'artoteca, quindi delle opere che sono fruibili dai cittadini, dalle persone che vivono, che passano tutto l'anno, anche solo un periodo dell'anno qui a Tricase, e che possono prendere queste opere, tenerle in casa per un periodo di tempo e poi riportarle alla sede dell'artoteca, rendere disponibili per altre persone e prenderne eventualmente un'altra disponibile da portare all'interno della casa. La prima fase è stata perlustrare la zona attorno alla residenza osservando tutte le piante che vedevamo. Da qui poi abbiamo scelto alcune piante da utilizzare. La mattina presto uscivamo a raccogliere rami, fiori, foglie. Tornati a casa, andavamo in terrazza, disponevamo sopra le nostre tele. Per poi chiudere le tele, rotolarle, metterle a bollire all'interno di una grossa pentola e lasciarle almeno un'ora in cottura. Poi lasciavamo raffreddare il tutto, toglievamo i rotoli dall'acqua, li aprivamo e lavavamo le stoffe. Una volta lavate, le stendevamo per farle asciugare. Una volta asciutte le abbiamo montate su dei telai e poi sono pronte per essere esposte all'interno dell'artoteca e quindi prese dalle persone di Tricase. L'esperienza qui a Tricase è stata molto bella e difficile per certi aspetti, perché chiaramente una collaborazione con tutta la famiglia vuol dire anche un'interferenza con tutti gli elementi che ne fanno parte. L'elemento bello è stato quello di riuscire a portare sensibilità diverse all'interno del mio lavoro artistico. Ti piace Tricase? Sì. Cosa ti piace di più di Tricase? Il mare. Il mare e poi? La spiaggia. Sì. Dopo la sabbia. Uh-huh. E dopo Tricase. E i pirati? E i pirati. Ne hai visti di pirati qui a Tricase? Sì.
Ti è piaciuto lavorare qua in terrazza quando facevamo le stampe? Sì. Cosa ti è piaciuto delle stampe che abbiamo fatto? Rotolare. Arrotolare, certo. Solo quello? Sì. E il pentolone? Sì. Chi usava il bastone nel pentolone? Io. Chi metteva le foglie sulle tele? Io. Chi arrotolava le tele? Io. Chi le faceva cuocere, i rotoli? Io. E la mamma, papà e Filippo cosa hanno fatto? Dillo. Niente, hai fatto tutto te. Giusto? Sì.